Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time. Quindi è sicuramente un mercato dalle molteplici opportunità, ma è un mercato anche con molti ostacoli. Dal punto di vista dei vantaggi del mercato indiano, sicuramente è un mercato che offre la possibilità di produrre a prezzi più bassi, è un mercato in crescita, in effetti il GDP del mercato è sui 7-8% all'anno di crescita. Ultimamente c'è stato un riassestamento del mercato, ma il governo indiano sta mettendo in atto delle politiche per rimediare a questo calo della crescita e riportarla sui livelli di 2-3 anni fa dell'8%. È un mercato di 1,5 miliardi quasi di persone, sono 1,3 miliardi di persone in questo momento, nel 2025 saranno 1,5 miliardi, quindi una base di consumatori assolutamente imbattibile, sarà il primo mercato al mondo, è un mercato dove la disponibilità a spendere sta crescendo, in questo momento l'income medio di un consumatore indiano è di 2.500 euro, nel 2025 sarà il doppio, quindi questo offre l'opportunità a una serie di prodotti diversi a trovare uno spazio sul mercato. Dal punto di vista dei svantaggi o dei rischi, l'India è un mercato che ha bisogno di pazienza. Non si può venire in India e aspettare di avere un return on investment, un ROI immediatamente, bisogna aspettare anche 5 anni, 7 anni, ma se uno ha la pazienza è un mercato che può dare moltissimo. È un mercato dove bisogna essere assistiti da dei professionisti che sono e operano sul mercato indiano, che conoscono il mercato indiano, che possono guidare le aziende a mettere in atto delle strategie fiscali e anche curative che permettono di sopravvivere in questo mercato. È importante anche il business partner, una persona che può guidarti dal punto di vista della conoscenza del consumatore, della distribuzione, del capire immediatamente come sta cambiando il mercato e adattarsi al mercato. Quindi questi sono i punti principali che secondo me bisogna prendere in considerazione, ma è un mercato che offre delle opportunità a tutti. L'importante è avere una buona strategia, capire se la propria azienda ha le capacità di investire in India e fare insomma la giusta ricerca di mercato per trovare il segmento giusto da prendere sotto mano. Text me every time that you pick up the phone and I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night, I'm picturing